La 28ª edizione dei concerti del Conservatorio, il fatto che si continuino a fare qui al Palazzo della Città Metropolitana, al Palazzo Alvaro, continuando quella tradizione che ha inaugurato l'assessore Lamberti quando era assessore qui alla provincia di Reggio Calabria. Il primo elemento è proprio questo, quello della sinergia istituzionale. Nella nostra città le istituzioni devono fare squadra, devono dare l'esempio e questo si può tradurre anche in momenti culturali come quello di oggi, ovvero le istituzioni che mettono a disposizione gli spazi, il conservatorio che offre concerti per tutta la cittadinanza. Quest'anno in una sala diversa rispetto agli anni passati, una sala che oggi è provvisoria perché è mancante delle sedie, è mancante del palco, ma che noi vogliamo adibire a sala della musica, adibire ad eventi culturali a sfondo musicale che mettiamo a disposizione della città. La musica è l'arte dei suoni. Adesso c'è un barbiere, quello di Siviglia, in scena stasera. Figaro qua, Figaro là. E allora? E allora ovviamente non è una scelta casuale, visto che celebriamo anche l'anniversario del grande Rossini, e non, diciamo, non potevamo non iniziare questa stagione concertistica, che è la 28ª stagione concertistica, con questo appuntamento speciale che vedrà protagonisti i nostri docenti. Diciamo che sono figure di indiscusso prestigio, di alto profilo del panorama concertistico nazionale e internazionale, che questa sera ci faranno ascoltare delle bellissime arie tratte appunto dalla letteratura operistica. Ovviamente questo è solo il prologo di una stagione concertistica che si preannuncia, se vogliamo, una stagione concertistica all'insegna della grande musica e all'insegna anche di quel successo di critica e di pubblico che ogni anno le viene giustamente tributato.